Come guarda ora la squadra di Emmanuel Cascione alla gara con il Pontedera ai playoff? Beh, sicuramente con fiducia. Buonasera a te e a tutti gli amici in visione d'ascolto. C'è questo slittamento, di fatto solo 3 giorni da aspettare rispetto alla data originaria del 4 maggio, sabato 4 maggio. Dunque non si giocherà perché c'è un motivo ben preciso. C'era il ricorso del Taranto al collegio di garanzia del CONI che si riunirà venerdì 3 maggio. Quindi non ci sarebbero stati i tempi tecnici per cominciare i playoff il 4 e quindi slittano al 7 maggio. Martedì 7 maggio devono essere ancora ufficializzati gli orari. Si pensa che Pescara Pontedera si potrebbe giocare alle 20:30 o alle 21, perché in questo caso 21 perché ci sarebbe, possiamo sempre condizionare quanto mai di rigore, la diretta su Rai Sport. Però insomma gli orari saranno ufficializzati nei prossimi giorni. Questa notizia l'avevamo anticipata nel primo pomeriggio di oggi. Si comincia martedì 7 maggio. Chiaramente si guarda a questo turno dei playoff, gara secca, lo ricordiamo. Il Pescara avrà il vantaggio di 2 risultati su 3 al 90esimo, giocherà l'Adriatico Giovanni Cornacchia contro la squadra Gigliola che ha già battuto 2 volte in campionato. È vero che si azzera tutto, dicono così gli addetti ai lavori. Il Pontedera è un po' in calo, è una buonissima squadra, ha chiuso al nono posto, è allenata da un buon allenatore Max Cazzi, però insomma il Pescara è ai favori del pronostico. Quindi diciamo che si guarda a questo primo turno dei playoff con moderato ottimismo. E poi naturalmente sarà un percorso ad ostacoli perché il Pescara è arrivato al sesto posto, potrebbe giocare anche la seconda in casa, solo se il Gubbio venisse sconfitto davanti al pubblico amico dal Rimini che ha già battuto ieri 4-0 nell'ultima giornata della stagione regolare. Vedremo, insomma. Il Pineto Giassalvo ha pareggiato in casa con la Torres. Sì. E cos'è cambiato sotto la guida di mister Roberto Beni? Ma in realtà non c'è stata la tanto attesa e auspicata svolta con l'arrivo di Roberto Beni che, lo ricordiamo, è subentrato all'esonerato Daniele Amaulo. Lo dicono i numeri, 14, 16 punti in 14 partite. Diciamo che non, il bottino non è stato entusiasmante, il bottino di punti. Non c'è stata la svolta. Di fatto, però, il Pineto ha conquistato la salvezza in netto anticipo e quindi, insomma, un plauso a questa squadra e alla prima partecipazione storica nel campionato di Serie C.